Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Intanto, prima di incominciare la trasmissione, se mi permettete, e anche se non me lo permettete, va benissimo lo stesso, ringrazio Paolo per la telefonata della trasmissione precedente. Perché lo ringrazio? Perché Paolo ha fatto un'azione che poche persone sono in grado di fare, cioè in pratica di prendere quello che io dico e andarlo a verificare. Paolo ha avuto la fortuna di avere fra le mani una Bibbia diversa dalle Bibbie della CEI o della Bibbia dei Paolini, quella che io uso normalmente. E il termine scannare, usato dal pazzo di Nazareth, da Gesù di Nazareth, è un termine letterale, cioè un termine usato in maniera normale dal pazzo di Nazareth. Solo che i cattolici sanno benissimo come usare quella che si chiama opinione pubblica, no? Cioè le parole giuste per dire le stesse cose senza urtare la sensibilità delle persone e senza che le persone capiscano l'inganno. Paolo ha avuto la possibilità di vedere una Bibbia dei Testimoni di Geova, che è una Bibbia tradotta letteralmente. Io ho una Bibbia di Diodati, che è una Bibbia praticamente tradotta nel, non mi ricordo se nel 1500 o nel 1600, da quelli che divennero gli evangelisti, insomma, come quelli che divennero i protestanti svizzeri. E il termine scannare è il termine usato dal pazzo di Nazareth rispetto alle persone che non si mettono in ginocchio davanti a lui. Quel termine scannare, la Bibbia della CEI lo ha trasformato in ammazzare, mentre invece la Bibbia delle Paoline credo che l'abbia tradotto in sgozzare, una roba del genere, insomma. Comunque, al di là di questo, intanto ringrazio Paolo proprio per la verifica, cioè nel senso che quando si dicono delle cose, è bene che le persone vadano anche a verificarsene la realtà delle cose, e mi fa piacere che qualcuno lo faccia, anche perché ricordate che io faccio stregoneria e per fare stregoneria è necessario non ingannarsi. Chi si inganna, chi crede nei fantasmi, negli elfi, è meglio che non faccia stregoneria, è meglio che faccia cattolicesimo. Detto questo, e ringraziato Paolo, passo a una cosa a cui ci tiene molto Francesco, ci tengo anch'io effettivamente, ma diciamo che io lo do meno a vedere di Francesco. Ed è il congresso di studi laici sul cristianesimo che è programmato per domenica 27 novembre 2005 presso il Palazzo dei Congressi in via Sclavi 14 a Montegrotto Terme, Padova. Io non mi dilungo su questo perché fra me e i laici non è che scorra buonissimo sangue, anche se tutto sommato rispetto un laico onesto, nel senso che un laico onesto sto parlando di Roberto Vacca o sto parlando di Nicotri o sto parlando di Odifreddi. Anche se fra me, Vacca e Odifreddi e Nicotri, magari probabilmente succederebbero delle scintille. Ma questo non è importante, perché tanto io sicuramente non potrò esserci. In quanto domenica 27 novembre, guardando i miei turni, io sono di turno di pomeriggio, per cui sono in fabbrica a scannarmi, a fare ben altre cose. Però invito le persone ad esserci domenica 27 novembre 2005 presso il Palazzo dei Congressi in via Sclavi 14 a Montegrotto Terme, Padova. Perché bene o male il tema è Gesù. E parlano Roberto Vacca, saggista, autore di numerosi libri divulgativi sul pensiero scientifico, presidente del circolo Bertrand Russell Nazionali. Parla Galavotti, del Centro Studi Laici sulle Religioni in Internet. Parla Donini, autore di libri e ricerche su Gesù e le origini del cristianesimo. Parla Cascioli, Luigi Cascioli,
autore della favola di Cristo, un processo sull'esistenza di Gesù. Ricordo che lui ha tentato anche un processo giudiziario nei confronti di Gesù, o meglio, nei confronti di una persona che diceva che Gesù era una persona reale. E poi c'è Ludovico Mazzero, autore di ricerche sulle dinamiche sociali ed economiche, membro del circolo Bertrand Russell di Treviso. Pertanto, siccome la cultura e il sapere, la conoscenza sono delle cose fondamentali per le persone, io vi invito, chi ha tempo, chi ha possibilità, chi ha anche voglia, ma la voglia viene mangiando, diciamo così, cioè l'appetito viene mangiando, no? Ma di recarsi tranquillamente a Monte Grotto Terme e assistere a queste relazioni che comunque in ogni caso aprono il pensiero, aprono la visione delle persone e comunque ci forniscono dei dati su cui riflettere. Pertanto vi ricordo il primo congresso di studi laici sul cristianesimo che si tiene a Monte Grotto Terme domenica 27 novembre, inizio alle ore 9:30. Uno può anche passarsi benissimo anche una giornata a Monte Grotto Terme. Boh, detto questo, passiamo un attimino al discorso di questa sera. E il discorso di questa sera, adesso devo cominciare ad aprire un po' questi fascicoli che ho in mano, peggio dei fascicoli giudiziari, accidenti anche a loro, e parliamo esattamente di correnti vegetative. Correnti vegetative che ho già incominciato la volta scorsa, vi ricordo, cioè la volta scorsa, 15 giorni fa in realtà, perché la volta scorsa ho saltato la trasmissione, in cui vi ho parlato che le correnti vegetative prendono la via da quelle che sono alcune osservazioni reichiane. E praticamente non è altro che la capacità dell'uomo di spostare la propria attenzione dal mondo esterno al mondo interno, cioè al mondo che ha dentro di sé, al mondo che ha dentro di se stesso. Ebbene, fra la volta scorsa e questa volta, io posso andare avanti con le correnti vegetative e col dibattito che ho qua, però cosa è successo? È successo che ogni tanto io qualche libro lo leggo e ogni tanto mi capita per le mani dei discorsi che sono inerenti a quello che stiamo facendo, perché quando io vi dico spostare l'attenzione dal mondo esterno al mondo interno, cioè al mondo dentro di noi, ascoltare i flussi di energia, ascoltare le vibrazioni, ascoltare i nostri organi interni dentro di noi, questo modo di usare la nostra attenzione, come si colloca all'interno del paganesimo? Cioè, io faccio stregoneria, no? E vi fornisco tutti quelli che sono gli strumenti attraverso i quali potete percorrere un cammino verso l'eternità. Quegli strumenti che io ho sperimentato, che io ho visto. Però, all'interno delle antiche religioni, all'interno dell'essere una persona pagana politeista, come si colloca lo spostamento dell'attenzione da fuori di noi a dentro di noi? In realtà, come noi consideriamo il nostro corpo rispetto al mondo che ci circonda? Qual è il concetto religioso o di vita che noi abbiamo del nostro corpo? Questa domanda non me l'ero posta, perché quando si ha un cammino di conoscenza, quando si percorre un cammino, molte cose si danno per scontate. In realtà le cose sono scontate spesso per noi stessi, cioè noi stessi abbiamo un bagaglio di conoscenze, un bagaglio di sedimentazione di cose che incontriamo nella nostra vita, per cui diamo per scontato un sacco di cose. In realtà quelle cose non sono scontate, spesso non lo sono, cioè se io parlo ad un altro, l'altro non sa a cosa io mi riferisco. Perché io dico spostare l'attenzione da fuori me stesso a dentro me stesso? Io gli spiego che dentro me stesso c'è un universo in trasformazione, un universo che io devo ascoltare. Però, quando io mi riferisco alle antiche religioni, qual è la concezione che si ha del corpo nelle antiche religioni rispetto
al monoteismo, rispetto alla visione del corpo che c'è adesso e da dove è nata la visione del corpo che c'è adesso in relazione al mondo che io sto vivendo? Cioè, tutte queste cose in realtà tendiamo sempre a darle per scontate, specialmente chi pratica stregoneria, specialmente chi vive un percorso di conoscenza che dice io ti do le cose che io ritengo importanti, però magari mi dimentico di collegare quelle che sono importanti per me a quelle che potrebbero essere le chiarificazioni per te. E così mi capita un libretto in mano. Mi capita un libretto, Ivano, non ti do il titolo del libretto, perché il libretto costa 25 euro e mi sembra che tu hai già speso abbastanza euro per i libri che ti abbiamo indicato di comprare. Allora non ti do il titolo. Però ti do l'autore, si chiama Umberto Galimberti ed è un docente dell'Università di Venezia, il quale mi spiega perfettamente qual è la visione del corpo nelle antiche religioni con la visione del corpo che c'è, è una visione monoteista e da dove nasce quella visione del corpo. E siccome ogni tanto dobbiamo scappellarci davanti a chi fa cultura, io questa sera, prima di cominciare le correnti vegetative, che avrei dovuto cominciare il discorso sull'autoguarigione, vi faccio presente, vi parlerò invece della concezione del corpo preso da Umberto Galimberti. E le due cose, vi assicuro, non sono diverse, o meglio, non sono in contraddizione. Dice Omero, la filologia omerica, nel suo acutissimo approfondimento dei valori semantici della lingua dell'Iliade e dell'Odissea, ha ormai accertato, al di là di ogni possibile controversia, una cosa, premetto, nel leggervi questo testo ci sono alcune parole scritte in greco. Io il greco non lo so, quelle parole ve le salto, per cui mangiarsene. Mi dispiace, se ai microfoni ci fosse Paolo, probabilmente le leggerebbe. Se ci fosse mia figlia, le leggerebbe, ma io non so il greco, mi spiace per voi. Ricomincio. La filologia omerica, nel suo acutissimo approfondimento dei valori semantici della lingua dell'Iliade e dell'Odissea, ormai ha accertato, al di là di ogni possibile controversia, che Omero non aveva un vocabolo per indicare quello che da Platone in poi si chiama anima e corpo. I termini, e qui salto, che a partire dal V secolo significheranno per il greco e poi per tutto l'Occidente anima e corpo, sono presenti in Omero, ma con un significato nettamente diverso e in certi casi perfino opposto. Omero, con la parola, e qui la salto, indica solamente il corpo esanime, il cadavere, la salma, mai il corpo vivente nel suo complesso. Per nominare il corpo vivente, Omero ricorre a una serie di vocaboli indicante vari e diversi aspetti di quello che oggi, dopo la lezione platonica, chiamiamo unitariamente corpo. A seconda delle circostanze, infatti, Omero parla di, e qui salto, per designare la figura, la statura, l'aspetto, la corporatura di, e qui salto, per nominare la pe, se trovo Galimberti gli do due patoni, sicuramente, per nominare la pelle che delimita la superficie del corpo, ma soprattutto parla di, e qui salto, e di, e qui salto, ossia di membra. In Omero il corpo vive al plurale. Il superamento della pluralistica denominazione omerica avviene con Platone, che per primo giunge alla denominazione unitaria del corpo, dove però il prezzo dell'unità raggiunta è la riduzione del corpo a cadavere. Lo stesso Platone, nel prendere in esame l'ipotesi di alcuni che il corpo è come, e qui salto, chiamano tomba, cioè, e qui salto, non trova l'accostamento del tutto scorretto perché in fondo il corpo è pur sempre la tomba dell'anima, il luogo dove per il momento essa è sepolta.
E dunque al cadavere, che pensa Platone, quando parla del corpo in termini unitari, perché solo del cadavere e non del corpo si può dire che è materia vivificante dell'anima. Il corpo non ha bisogno di essere vivificato, il corpo è vivo. Nel cadavere, invece, l'occhio che non vede, la gamba che non cammina, il cuore che non batte sono oggetti, cose che non hanno più alcuna parentela con il corpo. Nel cadavere la mano rivela se stessa, mentre nel corpo rivela gli oggetti che tocca, la loro resistenza, l'avversità delle cose. Nel cadavere l'occhio non vede, è visto. Da soggetti di sguardi distratti o profondi, annoiati o intensi, ti viene semplicemente oggetto d'osservazione. Nell'immobilità della morte, le membra del corpo hanno in comune la loro riduzione ad oggetti, a cose, e perciò possono essere denominate unitariamente. La pluralistica denominazione omerica non è l'ingenua ignoranza dell'unità, ma il rifiuto di ridurre platonicamente le membra del corpo al misero rango di meri strumenti, di oggetti, di cose. Le membra del corpo non sono cose, ma possibilità. Il piede di Achille non è una cosa, ma la possibilità di correre e di battere in velocità l'avversario. Allo stesso modo, il suo tallone non è il solido appoggio della gamba, ma la sua possibilità di morte. Nominando le membra, Omero non nomina una molteplicità irrelata, che poi il filosofo provvederà a unificare, ma nomina il corpo nelle sue possibilità, che sono poi quelle di abitare il mondo da soggetto tra le cose, e non da cosa tra le cose come cadavere al cadavere. Per Omero non c'è un'anima dietro il corpo. L'anima è l'occhio che vede, l'orecchio che sente, il cuore che batte. La parola, e qui la salto, quando ricorre, ricorre come già, e qui la salto, solo in riferimento al cadavere o al corpo che sta per diventare cadavere. Si dice allora che l'anima abbandona l'uomo quando sviene, quando muore, uscendo con l'ultimo respiro dalla bocca o anche dalle ferite del corpo per andarsene all'Ade, dove è ospitata come una vana ombra in uno stato di insormontabile malinconia. Oh no, non consolarmi della morte, inclitò Ulisse, che vorrei servire come bifolco per mercé di un altro, un pover'uomo, che scarso avesse il vitto piuttosto che regnar su tutti i morti che la morte consunse. Odissea, 11, 684-690. Il lamento dell'anima di Achille, che sconsolata se ne va per i prati da sfodelo, rasserenata appena dalle notizie del figlio ancora in vita, dice che per Omero il vero uomo è quello visibile nel suo corpo e in contrapposizione alla sua anima, che senza corpo è solo ombra, omera parvenza. Esattamente l'opposto di Platone, per cui non è lontano dal vero chi ritiene che non in vita ma solo nella morte l'uomo omerico si divide in anima e corpo. Per superare la concezione omerica dell'uomo e quindi per poter distinguere in vita e non solo in morte l'anima dal corpo, Platone è stato costretto a ridurre in vita e non solo in morte il corpo a cadavere. Se infatti la morte è disintegrazione di un'unità e separazione di parti, ebbene per Platone questa è morte, è già durante la vita. Perché quando tra anima e corpo ci sono solo relazioni di esteriorità, il corpo è già cadavere. Per Omero invece non c'è nulla dietro il corpo,
L'arrestarsi di Penelope sulla soglia che immetteva nella sala profanata dai proci, il suo coprirsi il volto col fulgido velo, il suo prorompere in lacrime prima di rivolgersi al divino cantore, Odisseo 1, 470-480, non esprimono la fedeltà di un'attesa, ma, come direbbe Sartre, sono la fedeltà di un'attesa. I cenci, insanguinati di Ulisse, raccolti intorno ai lombi, le sue cosce agili e forti, e l'ampie spalle, il vasto petto ignudo, le braccia robuste, lorde di sangue, Odissea 18, 90, 95, non esprimono la forza della sua vendetta, ma sono la forza della sua vendetta, e quindi la risposta alla fedeltà di quell'attesa. Il linguaggio di Omero è corporeo, non perché Odisseo, Omero, non è ancora giunto alla scoperta del psichico, ma perché non ha ancora ridotto il corpo a materia inerte a disposizione dell'anima, a mero segno fisico di trascendenti significati psichici. Per questo Omero può distinguere il corpo dal cadavere, mentre Platone è costretto a identificarli e a concludere che il corpo è per noi una tomba. Gorgia, credo che sia 493. A differenza del cadavere, la cui unica relazione col mondo è data dallo spazio che la salma immobile occupa, il corpo è, di volta in volta, la situazione che assume nel mondo, inteso come ambito delle sue possibilità. Le mani di Ulisse che stringono l'arco e la faretra piena di strali, prese per sé, non significano niente, perché in esse si possa percepire la collera, è necessario farsi indicare queste mani da un corpo che, uscito dai suoi cenci, balza sull'alto limitare, Odissea 22.1.4, e il presentarsi di questo corpo da una situazione totale in cui è richiamato il suo passato e il suo futuro. Partendo allora dal corpo in situazione, che è prerogativa del corpo vivo e non del cadavere, le mani di Ulisse che stringono l'arco e la faretra piena di strali sono la sua collera, che è tale non perché esprime un nascosto rancore dell'anima, ma perché si concentra in nuove azioni nel mondo, che troveranno il loro senso nella morte di Antinoo e, dopo di lui, di tutti i proci, che a vendetta consumata non avranno altra relazione col mondo se non quella di immediata dalle cure dei parenti che provvidero ciascuno a dare sepoltura ai cadaveri suoi. Odissea 24, 584. Se la differenza tra il corpo e il cadavere è nel fatto che il primo, il corpo, è soggetto, mentre il secondo, il cadavere, è oggetto, il primo, il corpo, è in relazione attiva col mondo che lo indica e lo significa, mentre il secondo, il cadavere, è cosa del mondo, da esso ospitato, come tutte le cose. Per intendere il corpo non bisognerà partire dalla relazione platonica con l'anima, che riduce il corpo a cosa, a oggetto, a strumento, ma da quella omerica col mondo, dove il corpo è soggetto e il mondo è l'abbozzo delle sue possibilità. Solo all'interno di questa relazione, infatti, possono nascere gli oggetti che sono contemporanei ai sensi del corpo che li rivela, e possono diventare reali le cose che, non raggiunte dal corpo, restano solo promesse. A questo punto due domande. Come ha potuto Platone tradurre il corpo da soggetto a oggetto? E quale senso si produsse a seguito di questa insospettata traduzione? L'anima omerica era nell'impossibilità di oggettivare il corpo, perché ancora non aveva risolto in sé ogni possibile senso della soggettività. L'unica funzione che Omero le riconosce è quella di abbandonare il corpo al momento della morte per esprimersi nell'inconsistenza dell'ombra a cui manca ogni spirito, o dello spettro che svolazza per l'etere simile a un sogno. Non diversamente si spiegherebbe la disperazione di Achille per la morte di Patroclo. Dee sciagurati noi, c'è pur nella casa d'Averno l'alma e l'ombra dunque, ma in esse ogni spirito manca, perché tutta la morte del misero Patroclo
Patroclo l'alma sopra il mio capo, stette piangendo, levando lamenti. Simile a tutto a lui, l'aspetto e preghiera mi volse. Iliade 23:103-107, a cui fa eco il dolore di Ulisse, che per tre volte tenta di abbracciare la madre, come dentro lo spingeva il cuore, e per tre volte l'anima gli svolò, perché questa è dei mortali, e per tre se scendon sottoterra la sorte, che nevi più non hanno, che reggon l'ossa e le carni, ma questa è quelli sfugge la furia del fuoco possente. Rutilo, appena l'alma lasciata allo scheletro bianco, e via l'alma svolazza per l'etere, simbolo a sogno, simile a sogno. I due passi sono giustamente famosi, non perché in essi Omero afferma la sopravvivenza dell'anima, ma perché dimostra di accettare l'irreversibilità della morte del corpo, che i primitivi rifiutavano. Le anime di Patroclo e della madre di Ulisse, infatti, non vivono se non come proiezione dei sentimenti dei due eroi, per cui sono più nella testa di Achille e nel cuore di Ulisse di quanto non siano nella casa di Ade. E questo è di Umberto Galimberti ed è nel libro Psichiatria e Fenomenologia. Vi assicuro che leggere questo libro mentre si sta imballando acciaio in fabbrica è di un piacere enorme, almeno per quel che mi riguarda. Di tutto quello che vi ho letto, qual è la sostanziale differenza? La sostanziale differenza è che mentre il corpo, per ciò che precede Platone, è il soggetto del mondo, è il soggetto che percepisce, che vive, che usa le proprie strategie nel mondo, cioè è un soggetto vivente, è quel soggetto che è venuto modificandosi, uscendo dal brodo primordiale, cioè che ha tutte le forze della vita, tutte le forze della natura dentro di sé, da Platone in poi il corpo diventa il cadavere che include l'anima. Però attenzione, secondo me in questo passo, almeno per quel che riguarda quel che ho letto, Galimberti non ha compreso Platone fino in fondo, o Socrate che parla per bocca di Platone, cioè Platone dice ciò che Socrate ha detto in realtà, perché in realtà il discorso è molto più complesso, perché Socrate parla dell'anima che si trasforma in idea, cioè praticamente degli esseri umani che si trasformano in dei. E il problema fondamentale nell'interpretazione di Socrate, sia attraverso Platone che tutti quelli che gli seguiranno, è che si mette alla fine ciò che è all'inizio e si mette all'inizio ciò che è alla fine. In pratica si scambiano completamente i ruoli. Ciò che sfugge a tutti gli interpretatori è che il corpo costruisce il corpo fisico, costruisce il corpo luminoso, e il corpo luminoso ha la sua indipendenza. Tutto questa indipendenza del corpo luminoso costruito dal corpo fisico è sempre stata mal interpretata, ed è sempre stato messo, posticipato all'inizio ciò che era la fine di un percorso, cioè la costruzione del corpo luminoso in realtà diventava l'anima che entrava nel corpo, che usciva dal corpo e che ritornava là da dove era arrivata. E poi arriveremo al neoplatonismo, che ci darà la fregatura ultima all'interno del paganesimo. Dopo arriveranno i cristiani, ma quello è un altro mondo, perché là siamo all'orrore, alla distruzione, alla morte totale. In pratica esistono una serie di qui pro quo interpretativi, per cui non si capisce bene le cose come funzionino. E naturalmente, quando le cose non si capiscono bene come funzionano, chiunque ci gioca e chiunque ci butta la sua benzina sul fuoco per vedere se le fiamme vanno più alte di quanto lui pensa. E in realtà Platone sì, Socrate attraverso Platone fa dire che il corpo è un cadavere, cioè è il cadavere in cui c'è dentro l'anima. Ma Socrate, nel dire questo, non lo dice dal punto di vista monoteista, lo dice dal punto di vista della situazione culturale in cui lui vive.
e la situazione culturale in cui lui vive dà per scontata tutta una serie di cose. Dando per scontata tutta una serie di cose, gli fa dire delle cose, cioè gli fa dire praticamente che il corpo è il ricettacolo dell'anima. Ma facendogli dire questo, chi lo interpreta dopo 2000 anni, dopo 1000 anni, non tiene conto della situazione complessiva in cui Platone sta dicendo quelle cose. Per cui separa quella che è la cultura all'interno della quale Platone ha detto quelle cose, cioè Socrate attraverso Platone dice quelle cose, vengono e quelle cose vengono inserite in un'altra cultura. Per cui, anche se Platone diceva, diamo per scontato che il corpo produce l'anima, il corpo è il ricettacolo dell'anima. Oggi come oggi, noi proprio per evitare quel fraintendimento, cosa diciamo? Diciamo che il corpo fisico, la vita fisica, non è altro che una vita che ha la stessa parificazione dell'individuo all'interno dell'utero materno. Cioè, come all'interno dell'utero materno nostra madre viveva e noi crescevamo all'interno del nostro utero, così nella vita fisica noi viviamo, affrontiamo le nostre sfide nella nostra esistenza e proprio perché affrontiamo le sfide della nostra esistenza, noi incubiamo il corpo luminoso dentro di noi, cioè noi incubiamo quella che per Platone e per altri dopo chiameranno anima, noi preferiamo chiamarlo corpo luminoso proprio per dividere le due cose. E in pratica è proprio la vita fisica che costruisce il corpo luminoso. Non esiste un cadavere come vita fisica in cui viene immessa l'anima. Allora, ritornando alle nostre correnti vegetative, è importante che noi riusciamo a capire questo, cioè che il nostro corpo in realtà è una struttura estremamente complessa che dei batteri hanno costruito fin dall'epoca primordiale, cioè fin da quando nostro nonno era un essere unicellulare che si muoveva nel brodo primordiale e che aveva un solo scopo, cioè costruire le migliori condizioni per diventare eterni, cioè per partorire il corpo luminoso. A quel punto questi batteri si sono messi insieme, hanno costruito la struttura micocondriale, penso che si chiami così, se non è esattamente così lo cambierò, e hanno costruito quella che sono i corpi complessi degli esseri della natura, per riuscire a costruire delle migliori strategie di esistenza al fine di partorire i loro corpi luminosi. Ma il fatto che loro partoriscono i loro corpi luminosi al fine della loro esistenza non significa che per questo il corpo fisico sia un ricettacolo passivo. Il corpo fisico è l'artefice del corpo luminoso. Ma è l'artefice perché è sensibile nel mondo, perché vive il mondo, perché penetra il mondo, perché percepisce il mondo, perché si fonde con le tensioni del mondo. Allora viviamo con passione, perché solo in questo modo, vivere con passione, vivere con impegno, vivere con determinazione, ci porta a fondere noi stessi col mondo e ci porta a costruire il nostro corpo luminoso. Niente, ho voluto prendere questo pezzo di Galimberti. Allora, vi dico anche il titolo del libro, si intitola Psichiatria e fenomenologia. Per farvi capire come esistono delle condizioni diverse attraverso le quali percepire il corpo, ed è necessario che noi riusciamo a capire che il nostro corpo è un ente vivente, ci trasmette messaggi e ci trasmette tutta una serie di input attraverso i quali noi possiamo vivere. Visto che vi ho fregato quasi tutto il tempo della trasmissione, andiamo avanti col discorso sull'autoguarigione. Purtroppo, sui processi di autoguarigione sono costruite delle leggende e spesso alcune manifestazioni di autoguarigione sono state spacciate per miracoli ad uso e consumo di qualcuno. Il fatto è che dentro di noi ci sono tutta una serie di strumenti finalizzati all'autoguarigione. Pensiamo ad esempio alla riparazione delle ferite da parte delle piastrine del sangue. Eppure basta prendere una sostanza anticoagulante o una sostanza coagulante per variare i tempi di cicatrizzazione di una ferita. Per esempio,
Un anticoagulante potrebbe essere l'aspirina, o potrebbe essere anche l'aglio, per esempio. L'autoguarigione sono le modalità di ricostruzione del corpo fisico data una situazione che ne ha danneggiato la struttura. La struttura fisica tende a ricostruirsi riadattandosi al fine di consentire all'individuo di affrontare ancora e al suo meglio le contraddizioni della vita. Spesso per guarire è sufficiente il tempo. Le stesse medicine agiscono nel tempo e nelle trasformazioni, e inseriscono delle variabili nel corpo e spesso fanno solo star calmo. Se si cessa di intossicare i polmoni tendono a ricostituirsi. Se si continua ad intossicarli, il processo di ricostruzione è sempre in atto, ma viene bloccato o rallentato dalla nostra azione. La prima cosa da dire è che per mettere in atto un processo di autoguarigione è necessario sottrarsi dalle situazioni o dai comportamenti che danneggiano la nostra vita. Sottrarsi dalle situazioni o dai comportamenti che danneggiano la nostra vita. In secondo luogo, i tempi di reazione soggettivi sono tanto più incisivi quanto più un fisico è giovane, nel senso che dispone di tempi maggiori per la propria trasformazione. Premesso questo, ascoltare le correnti vegetative all'interno dell'insieme delle pratiche del Crogiolo dello Stregone mette in moto processi di autoguarigione, o se preferiamo processi di sistemazione o trasformazione fisiologica. È come se, concentrando la nostra attenzione dentro noi stessi, i nostri organi interni reiniziassero a crescere o a sistemarsi al meglio possibile nell'attesa di un qualche intento. Ricordiamo che un corpo fisico appartiene all'essere natura, inizia a degenerare nel momento stesso in cui cessa di crescere. Tale corpo fisico cessa di crescere quando ritiene che non sia più necessario crescere. Quando ritiene che non sia più necessario crescere, cioè quando il soggetto cui il corpo appartiene pensa di non aver più fini o intenti da perseguire o raggiungere. Da qui sorge il bisogno di morte del corpo fisico. Attenzione, stiamo parlando solo di rattrapimenti fisiologici, che non siano dovuti a malattie, attacchi di virus, batteri, eccetera, o deformazioni genetiche. Stiamo parlando della vita, non di curare malattie, non stiamo affatto parlando di miracolistica. E qui mi fermo per oggi, visto che sono le 19:46. Allora, abbiamo parlato essenzialmente del concetto di corpo che abbiamo. Il concetto di corpo che abbiamo è una cosa che per il paganesimo è scontata, però alle persone normali sfugge, cioè vi sfugge il fatto che il vostro corpo esiste soltanto perché alcuni esseri hanno deciso le migliori strategie per la loro esistenza, si sono messi insieme, hanno costruito una colonna mitocondriale, che piaccia o meno, che sia giusto o meno questo termine, e molti batteri si sono messi insieme per costruire il vostro corpo. Il vostro corpo è diventato una colonia perché una struttura del DNA, cioè la struttura mitocondriale, lo ha trasmessa all'interno di una struttura genetica che riesce a trasmettersi e che riesce a riprodursi. Questa struttura genetica si è adattata alle condizioni che ha incontrato e ha costruito quella che è la diversificazione delle specie, cioè sono nate un numero infinito di specie animali. L'essere umano non è altro che una di queste specie animali. Pertanto, dentro di noi esistono conflitti anche fra cellule e cellule. Esistono cellule che vivono soltanto per qualche giorno, che poi muoiono e che partoriscono il loro corpo luminoso. Esiste dentro di noi tutta una serie di conflittualità, tutta una serie di divenire, tutta una serie di trasformazioni in continuo, che sono dei veri e propri universi che divengono in continuazione. Cioè noi siamo delle oggettività per un numero infinito di esseri che dentro di noi si trasformano. Per cui noi abbiamo una possibilità di tutto questo, abbiamo la possibilità di dire io sono Claudio, tu sei Marco, Matteo, Giulia, Alberta, Roberta, cioè
siamo degli individui, cioè queste strategie di vita che si sono costruite all'interno della natura non solo esistono per loro, ma esistono anche per noi, cioè ci hanno dato anche una possibilità a noi che chiamiamo noi stessi. Ma ciò che noi chiamiamo noi stessi siamo il frutto di oggettività che si muovono dentro di noi. Ma queste oggettività oltretutto ci parlano, e non solo queste oggettività dentro di noi ci parlano, ma una parte della nostra capacità cerebrale è distribuita all'interno del nostro corpo. La capacità delle nostre gambe è un'intelligenza che non appartiene al nostro cervello, ma appartiene alle gambe. L'intelligenza dello stomaco è un'intelligenza che appartiene allo stomaco. L'intelligenza del nostro cuore appartiene al nostro cuore. L'ascolto delle correnti vegetative non è che serve soltanto per ascoltare quelli che sono i formicolii che ci sono dentro di noi, e questo è l'inizio, ma serve anche per far affluire alle nostre intelligenze quella che è l'intelligenza di ogni parte del nostro corpo. Perché noi siamo un corpo che agisce nel mondo, siamo un corpo che ha piacere, che prova piacere, siamo un corpo che vive delle passioni del mondo, siamo un corpo che desidera, siamo un corpo che vuole, siamo un corpo che ha della volontà, ma ogni nostra parte ha delle volontà, ogni nostra parte ha del piacere, ogni nostra parte vorrebbe. Cioè, noi abbiamo un infinito numero di tensioni che spingono dentro di noi, e queste tensioni si sommano ad altre tensioni, cioè esistono delle tensioni del nostro stomaco, della nostra intelligenza, delle nostre gambe, del nostro cuore, dei nostri polmoni, che spingono, si riflettono anche su tutto l'insieme di noi stessi. E a volte noi ci chiediamo: perché sono così agitato? Perché questa cosa non mi piace? Perché questa cosa non la vorrei? Perché vorrei fare questo? Perché ci sono un infinito numero di forze che dentro di noi ci spingono, un infinito numero di forze che dentro di noi ci frenano, un infinito numero di forze che ci fanno esplodere, un infinito numero di forze che ci contengono. Ma tutto questo universo che è dentro di noi, noi lo dobbiamo armonizzare, dobbiamo usarlo come un patrimonio per agire nella vita quotidiana, perché tutto questo patrimonio che noi abbiamo dentro di noi percepisce, intuisce, entra in armonia, entra in sintonia, entra in empatia con soggetti del mondo che noi nemmeno pensiamo. E quando queste parti entrano in empatia con soggetti del mondo che noi nemmeno pensiamo, riportano a nostra ragione alcune cose che noi nemmeno pensiamo che dovrebbero essere. E allora ci troviamo a fare dei pensieri, ci troviamo a pensare delle cose, ci troviamo ad avere delle illuminazioni, delle intuizioni su cose che noi nemmeno penseremmo. Ma non sono cose che nascono al fuori di noi, non sono cose che vengono chissà da dove, sono cose che ci comunica il nostro corpo. Perché il nostro corpo percepisce il mondo in un infinito numero di cose, in un infinito numero di modi che la nostra ragione nemmeno penserebbe. E allora vogliamo costringere questa ragione ad aprirsi al mondo, ad accettare l'immenso che ci circonda. Ma a questa ragione dobbiamo anche fornirgli l'autodisciplina, dobbiamo fornirgli i mezzi perché le cose del mondo non ci travolgano. E allora dobbiamo selezionarle queste cose. Però non dobbiamo ignorarle. Ed è questo che servono le correnti vegetative. E questo mi fermo qui, in questo momento, oggi è il giorno 3.03, e andremo avanti la prossima volta con le correnti vegetative. Vi ricordo, comunque, se qualcuno se lo fosse dimenticato, che siamo nel novembre del 2005. Novembre 2005 significa che questa trasmissione, Magia, Stregoneria e Paganesimo, sta per concludere il nono anno di trasmissione. Noi, dal 21 novembre 2005, entreremo nel decimo anno di trasmissione. Se mi permettete, io e Francesco siamo sempre stati presenti, sempre, dico, in trasmissione da 9 anni. Per 9 anni abbiamo parlato da questi microfoni.
e dal 21 novembre 2005 entreremo nel decimo anno. Penso che tutto sommato abbiamo fatto un buon lavoro. Bene, io accendo i telefoni 049 700 700 e 049 700 838 e pronto. Grazie, ma ci si buona. Hai detto che non te ne dai il titolo, però dopo te ne hai dato, Costa 25 euro. lo so, non è un telefonare. E se però della. non sai che compri una al giorno, insomma. Vabbè, e se da Feltrinelli, e sai che a Feltrinelli si fa pagare, Lo insomma. so, perché sei di una edizione qui. Come quest'altro, Universitario, no? Esatto. Cioè, i testi universitari li paghi, niente a fare. Comunque, c'è un'enfasi, zio, che da poco. Davvero? Madonna, proprio. Madonna, senti che Eh intercalare. Già che me ne svissi. vabbè, Va bene, ormai siamo vecchi, noi ormai apparteniamo al nostro tempo. Io mettiamo più nessuno, no? Ma con me dopo nessuno. Dentro de, dopo qua de Luigi Borzacchini, non so se te è presente, il No. computer di Platone, No. alle origini del pensiero logico e matematico, comunque dentro che c'è tutti i sofisti, tutti i filosofi, Platone, Eulero, Eraclito, tutti quanti dall'antichità praticamente. Beh, io i presocratici, no, il classico, Der Zins, non mi Io ricordo più. ho avuto ma, wow. No, è che io i libri, cioè, effettivamente questo libro qua mi sono arrivato a 78 pagine, no? Però ho cominciato a leggerlo ieri mentre in ballo l'acciaio. E guarda che sono bravo, Sì, ma che è Efesto, Hermes, insieme che si sì, no, chi cioè, oh. te Mi lavoro in fonderia, non è che sto scherzando, e porto a casa un lavoro, cioè porto a casa un buon livello di lavoro, insomma, cioè, io non so cosa vuol dire lavorare in fonderia perché non ho mai provato, però comunque, penso che sia una no, ma cosa. ti dico, adesso, il termine fonderia è un termine un po' generico, no? Che dice Sì. varie cose. Io sono più o meno addetto all'imballo di polveri, per cui non è che sia vicino ai forni, capito? Però chiaramente devo correre, ed è considerato un reparto pesante, tutto Sei un buon lavoro sommato. come cameriere, insomma, Sì, ecco. cioè è pesante, cioè nel senso che devi essere sempre presente al lavoro, capito? Però se lavori molto veloce, cioè se ti tiri avanti col lavoro, hai qualche minuto di. Allora, anziché andare a prendersi il caffè o fare le cacciate, pigli in mano un libro, lo apri, Ma leggi, dopo che insomma. bisogna anche, cioè, lavorare anche con un certo che dentro di te, capito? Cioè, una certa, diciamo, positivismo, essere Certo. positivi dentro, capito? Sì. Ma Cioè, è chiaro che loro vogliono che il lavoro venga fatto, logico, capito? Cioè, chiaro, se guai se non lo fai. facevo il magazziniere, il bottegaro, sinceramente, comunque era un'altra roba, Sì, vabbè, ma insomma. comunque il lavoro deve essere fatto, capito? Esatto. Se hai pagato per fare il lavoro, devi fare il lavoro, punto e basta. Se poi però il lavoro ti lascia qualche minuto, lo puoi usare come vuoi. Chiaramente puoi fare le cazzate o puoi fare qualcosina che può servire, ecco, tutto là, insomma. Non è che. Comunque, insomma, sono abbastanza soddisfatto, tutto Madonna, sommato. anche perché si fortunava avere una fiora veramente che intellettualmente Ma guarda, io dice sono felice di mia figlia, sa? Anche buona. perché tutto sommato una persona dice, tu, a un certo punto la tua vita, no? Ciao Stefano, vieni pure. La tua vita, Dio, a cosa è servita? Cioè, è interessante o non è interessante, Sì, appunto, capito? questo no. Quando i figli ti apprezzano, dici, beh, effettivamente forse qualcosa di buono ho fatto, Sì, fatto insomma, hai qualcosa, capito? esatto, Anche perché io non ho fatto l'università, lei sì. Per cui lei può farmi l'esame di quello, cioè esatto. vuol vedere se è corretto o non è Io prendo corretto. il greco che mi va pur da impararlo, ma ormai, cioè che vuoi, più anni che No, passano, guarda, più. io sto tentando di studiare l'inglese, ma ti assicuro che è una faticaccia, veramente. Qualche parola massimo, però insomma, però se dovesse fare un discorso di sintassi non saprei neanche dove cominciare, No, guarda. capito? Però qualche parola, un dialogo così di primo acchito potrei farlo, No, ecco. io ho visto mia figlia come ha studiato greco, no? Cioè, io ho seguito, cioè, l'ho vista spiata, diciamo, no? Sì.
però lo ha fatto veramente come se fosse un combattimento, eh. Cioè fin dal primo anno di classico lei non ha perso un attimo, cioè, e l'ha fatto con passione, con capito? Passione, per cui quel punto, è chiaro che cioè, dopo un po' che lo lasci lo perdi un pochino, però vedo insomma che lei riesce a tradurre cose che nessuno riesce a tradurre, insomma. È tutta la passione, è tutto, tutte le cose, capito? Certo. Ok. Va bene, dai, ciao, chiudo tutto. Ciao, grazie a te, Ivano. Ciao. Bene, io ho chiuso qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, perché aspetta, è l'ultima. Pronto? Pronto? Sì, velocissimo, dimmi. Mi chiamo Mensur. Dimmi. Saluto per tutto il Kosovar. Beh, grazie alla trasmissione, anch'io ti saluto. Naturalmente saluto tutti i radioascoltatori, perché chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, e io vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo vengono trasmesse dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Un ultimissimo, tanto Stefano non mi uccide alle spalle, cioè non mi colpisce sicuramente alle spalle, vi ricordo, il anche perché partecipa anche la radio, il primo congresso di studi laici sul cristianesimo, che si tiene al Palazzo dei Congressi, via Scalvi 14, a Montegrotto Terme, Padova, il giorno 27 novembre 2005. Ciao a tutti, metto immediatamente la pubblicità e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao.